Parliamo di artrite reumatoide, in particolare di come capire se la malattia avrà un decorso più aggressivo con il professor Fabrizio Conti in occasione del congresso EULAR di Madrid. Allora, professore, quali sono i fattori che possono individuare un decorso più aggressivo di malattia, parlando di artrite reumatoide? L'artrite reumatoide è caratterizzata da un decorso cronico, ma possiamo identificare alcuni fattori cosiddetti prognostici negativi che possono essere suggestivi di un decorso più accelerato e anche più severo. Tra questi gli indici di flogosi elevati, la VES e la PCR, un numero di articolazioni infiammate elevato, ovvero un danno erosivo a livello osseo precoce, ma anche altri biomarcatori come la presenza del fattore reumatoide e la presenza e il titolo degli anticorpi antiproteine citrullinate, anche questi sono suggestivi di un decorso più severo e più rapido. Ecco, che cosa sono questi anticorpi e esistono dei fattori che ne favoriscono la sintesi? Sono anticorpi diretti verso proteine modificate, cosiddette citrullinate, dal processo appunto enzimatico di citrullinazione, e questa citrullinazione è favorita nell'organismo da alcuni fattori, ad esempio il fumo di sigaretta a livello bronchiale favorisce la citrullinazione delle proteine, in soggetti geneticamente predisposti questo favorisce l'esordio dell'artrite reumatoide. Un altro fattore che può favorire la citrullinazione, ad esempio la periodontopatia, l'infiammazione a livello gengivale, spesso sostenuta da un agente infettivo, il Porphyromonas gingivalis, che è un batterio gran negativo ed è l'unico agente infettivo noto in grado di produrre quegli enzimi che citrullinano le proteine. Ecco, quindi professore, nei pazienti che risultano positivi a questi anticorpi ma non hanno ancora dato segni di malattia, come si potrebbe modificare lo stile di vita? Cosa raccomanderebbe a questi soggetti? La prima cosa è da raccomandare è assolutamente la sospensione dell'eventuale abitudine tabagica. Abbiamo visto come il fumo di sigaretta favorisce la citrullinazione delle proteine e rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la comparsa di un'artrite reumatoide conclamata. Un'altra raccomandazione è l'attenta igiene orale e la valutazione da parte di un odontoiatra particolarmente esperto nel campo dell'eventuale presenza di periodontite.